Carissimi, sono solo Micheline, una sora della Provvidenza di origine togolese. L'anno scorso ero con voi durante l'assemblea della vostra associazione, I nostri amici lebrosi. Nel mese di settembre sono rientrata in Togo e ho una grande sofferenza nel vedere che la mia terra è molto più povera di come l'avevo lasciata alcuni anni fa. Qui, le calamità naturali, le gravi situazioni sociali, le infezioni da coronavirus stanno provocando miseria e morte. Quando ero in Italia, avevo letto che l'OMS diceva che l'Africa si trova a dover fare fronte a una pandemia silenziosa e occulta. Ed è verissimo. Me ne rendo conto giorno dopo giorno. Nei nostri centri sanitari in questo ultimo anno sono aumentate le morti, ma siccome da noi non c'è la possibilità di fare i tamponi, non sappiamo quante siano dovute al coronavirus. Una cosa è sicura: la pandemia ha trasformato la povertà in miseria. In Togo tutto è aumentato e la malnutrizione è molto evidente, soprattutto nei bambini. Lo stato di emergenza sanitaria dichiarato dal governo nel mese di marzo resterà in vigore fino al febbraio 2021. Le frontiere terrestri sono ancora chiuse, per cui i prodotti essenziali per l'alimentazione sono difficili da trovare. Il nostro centro sanitario di Cuve, grazie anche all'aiuto che avete donato, ha potuto acquistare materiale protettivo per il personale sanitario e soprattutto medicine e alimenti per i numerosissimi bambini che arrivano continuamente all'ospedale. I nostri centri sono frequentati veramente dai più poveri e noi suore vogliamo dedicarci a loro con vera passione e amore, perché in essi riconosciamo Gesù stesso. Chiudo ringraziando ognuno di voi per il prezioso aiuto che ci avete dato. Grazie.